Volevo solo raccontarvi una storia di due sionisti che fanno il proprio dovere. Velocemente, allora, io lavoravo per il conto di Casson sulla storia del processo di Matera. Mia moglie fa il medico di base vicino alla zona industriale di Mantova. È arrivato con gli occhi fuori dalla testa e mi dice: ci sono troppi sarcomi. Il sarcoma è un tumore caratteristico da diossina. Cominciamo a fare un primo screening statistico e salta fuori che su 1000 persone c'è un'incidenza del 5 per 1000 di sarcomi in quella zona lì, quando l'incidenza normale è 1 su 100.000, cioè un medico vede un sarcoma del proprio tumore una volta nella vita, forse. Va fuori la notizia, io sono un terrorista e mia moglie era matta. Morale della storia, cosa succede? Succede che i medici della zona hanno lavorato gratis e abbiamo trovato i dati su 7.000 persone, tutti hanno raccolto i propri dati sui sarcomi, abbiamo coinvolto il professor Perrino dell'Istituto Tumori di Milano, il dottor Pai, che è un altro consulente, abbiamo fatto una pubblicazione sulla rivista Tumore in inglese, che poi è stata confermata dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi vuol dire che le forze buone ci sono, perché i medici in questa attività qui hanno lavorato gratis e siamo riusciti a ottenere una cosa che poi è diventata a livello mondiale, che è la prima volta che è stato trovato un cluster di sarcomi del patrimonio da diossina vicino a un inceneritore. No, questo è morto nel 1998, la cosa è stata pubblicata sul tumore del 2000, poi confermata dall'Istituto Superiore di Sanità. E poi è andato su Torino, sono andato a Filadelfia, perché mi hanno chiamato a Filadelfia a raccontare questa roba, capito? La gente c'è, bisogna essere in grado di raccogliere queste forze. Io ringrazio ancora il preside e tutti quelli che hanno partecipato a questo incontro, perché è così che si fa, ringrazio.